Dopo 4 mesi dal crollo del ponte di Ozzanello che vedete là in fondo, siamo con il signor Ferrari, che è il titolare di quel mulino che si trova dall'altra parte, là, del fiume. Non si vedeva sulle tutte, erano in 2 o 3 con sulle tutte. Sai cosa mi hanno detto? Cosa mi hanno detto? Ho detto, fatemi qualche cosa da passare, no? Che c'ho, cioè io sono il mulino, il mugnaio che sta là. Uno è saltato su e ha detto, ma cosa vuole lei? Che il mulino non c'è più. Come il mulino non c'è più? Sì, il mulino non c'è più. Guardi cosa mamma, mi prendono anche per il... E là in fondo diceva che comunque, allora qui hanno fatto questa opera di contenimento allargato, poi hanno portato 40 camion di sassi, sì, per fare quella barriera là in fondo. In fondo, perché c'era un tubo del gas, 50 centimetri di tubo del gas squattare. Che beva, basta che mettano un camion zero, un sacco. E invece questo guado qua l'avete fatto voi a vostre spese. Sì. Voi assieme a un'altra azienda agricola che si trova dall'altra parte. E poi l'altro giorno, peraltro, è piovuto ancora, si è distrutto e avete dovuto ricostruirlo di nuovo. Sì, eh? Si è distrutto. Almeno da un punto di vista dell'autorizzazione, avete avuto un'agevolazione nelle carte da fare per fare questa operazione, questo guado? Che le carte ce ne sono, noi abbiamo il passaggio, non aspettiamo mica che fanno delle carte, facciamo il coso lo stesso. Dobbiamo fare il passaggio, quello lì il contadino c'ha la ruspa e viene giù e facciamo la strada, non stiamo mica chiusi, aspettare. Cosa chiedete quindi all'amministrazione o alle persone che dovrebbero alla protezione civile? Civile, che ci hanno abbandonati, siamo qua, isolati, abbandonati da tutti. Quanti chilometri in più per passare da una parte all'altra di questo fiume? Quanti chilometri, che strada dovreste fare e quanti chilometri dovete fare? Ah, dunque ci vuole quasi un'ora, fare tutto il giro della montagna e poi per venire ancora qui. Quindi voi, se doveste per caso andare al mercato a Fornovo, sì, che è a 10 minuti da qua, ci dovete mettere un'ora e 10. Sì, più di un'ora. Più. Poi c'è una strada schifosa. Qua non si vogliono prendere responsabilità. E andare su di lì quando non ci sono neanche le cunette, le cose, le banchine, che uno va giù con un camion, con una ruota a strabucare, lì non si prendono responsabilità. Voi adesso come attività come riuscite ad andare avanti? Stamattina mio figlio è andato via col camion e siamo passati qua. Quindi aperto e chiuso e poi ripartito? Quanta gente, che cosa, delle lotte che vogliono passare e poi arrivano in cui... Come si chiamano quei che ci segnano la strada? Ah, i GPS, sì. I denigratori. Non l'hanno scancellata, arrivano qua. Ma no, io passo sul ponte, il ponte è caduto. E non l'hanno neanche segnato quello lì. Ah, quindi anche con il GPS dice che il ponte è ancora intero e quindi c'è gente che viene e vuole passare. Ma vogliono passare, ma sa quanti? Ma tutti i giorni. Ma sa quanti mesi siamo qui in lotta. Io avevo tutti i miei clienti, li ho persi tutti, perché come fanno a passare qua a attraversare, a prendere un sacco di roba? Io ho perso tanti, io ho tanto lavoro, ho perso, non scherziamo. Invece quando sono venuti, invece di fare subito un guado da passare, che c'era meno acqua che adesso, subito, perché è stato un temporale che è passato 10 minuti, ho visto il ponte cadere e poi meno acqua che adesso. Si passava e non hanno fatto niente, sono venuti a portare dei sassi laggiù e buttare su questa ghiaia qui.